artistici, architettonici sia essenziale, però avete cominciato dall'anello più debole della catena, come al solito, e lo avete fatto dai lavoratori, lo avete fatto non assumendo, non potenziando gli organici, cosa che sarebbe assolutamente necessaria, ma provando a restringere ulteriormente i loro diritti. Allora, io, se sono beni essenziali, forse dobbiamo cominciare a fare degli esempi. Provate a spiegare come si fa a garantire l'essenzialità di questo bene quando oggi, ad esempio, dobbiamo motivare anche a gran parte dell'Europa che un inestimabile patrimonio librario come quello dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sta per essere messo all'asta in questo paese grazie a contributi che non sono arrivati. Questo significa sfrattare la cultura. Grazie. Onorevole Costantino, a titolo personale. Presidente, a inizio ottobre i turisti sono rimasti fuori dalla Villa della Regina a Torino perché ospitava i giovani manager del programma di formazione Unicredit. E ancora, qualche mese fa, la Biblioteca Nazionale di Firenze ospitava una sfilata di moda. Ancora, la Reggia di Torino è stata sbarrata con 3 ore d'anticipo per organizzare una festa in costume, un'imbarazzante festa in costume. Al Museo Diocesano di Milano c'erano dei corsi di Pilates. A Santa Maria della Scala a Siena un banchetto di banchieri internazionali. Allora, siccome si è parlato di tutela dei turisti e della dignità dei beni culturali, l'ha fatto l'onorevole Coscia, io vorrei capire come tutto questo è possibile. Come è possibile che l'affitto ai privati in questo paese non viene regolamentato e invece il diritto dei lavoratori viene addirittura soppresso? Questa è la logica del governo, questa è la politica del ministro Franceschini. Grazie. Onorevole Farina Daniele, a titolo personale. Grazie Presidente. A me dispiace che la citazione dell'onorevole Sgarbi abbia suscitato, diciamo, sgomento. Non era mia intenzione, se qualche collega si è sentito coinvolto non era appunto la mia volontà. Ma il problema vero è che voi del governo avete reciso ogni rapporto con i corpi intermedi e quindi non vi resta altra capacità, diciamo, di governo del lavoro se non il ricatto e provvedimenti come questo, che sono più che disciplinari, oltre che extra Costituzione. Io non ho la foga canina e giustizialista dei colleghi a 5 Stelle, però il ministro, il sottosegretario Barraccio, la sottosegretaria, avrebbe dovuto dimettersi per quelle parole, laddove ha confuso un diritto con un